quindi a questo adesso punto sì, doveva accettare. Sportiva, te una tutto. Pagliuca aveva lasciato quell'intervista epoca, no? Ippolito, ti ricordi? Un po' un'intervista un po' spintarella, diciamo, nella quale, tra le altre cose, 9 le ne avrò. 98. 98, sì. Bobbiede, lei 150. Maurizio, ma aveva il tempo di giocare al calcio o lo faceva durante l'intervallo? Allora, dov'è la Roberta? Vieni. 30 secondi, Ok, veloce. Va bene. Dai, lancia il sondaggio. Ecco il nostro sondaggio. Abbiamo discusso il clamoroso caso Viale. Parleremo a lungo, è scoppiata una grande polemica, è intervenuta in... No, più. 9. 8. Ha fatto bene o no a rinunciare definitivamente alla nazionale perché sa che ha detto che il gruppo... Dice Viale. Lei perché gli dà torto? Lei? Roberta. Allora, c'è stato, ti ricordi Don Macchi, un'altra cosa curiosa. Recentemente a Miss Italia, che è diventata Miss Sicilia, no? Miss Italia, dove Tomba, presidente della giuria, è stato un po' contestato dalle partecipanti al concorso. È un premio, quindi vorrei fargli le auguri. Oh, no, mi tocca questa, no. Va bene, gentile, grazie, bravi tutti voi. Un grande centro di recupero di tossicodipendenti. Allora, di questi che c'è questa polemica, uno sostiene che questo sistema, questo metodo praticamente vince, questo è abbastanza importante, no, vince solo la logico dopo, perché chiaro che se tu esci vince la resistenza, vince l'astinenza, poi torni dallo spacciatore disperato. Io mi metto nei panni degli italiani intanto. Poga, tocca a tutti quando si è toccati la vicina, se no sono quelle cose allora voglio dire, mettiti 12 milioni, tanto quello che ti pare, però mio figlio un po', scusa, 42? È mai successo? Perché lui è l'allenatore che decide, allora, non immaginate se non succede, il gruppo si riunisce e dice allora siamo d'accordo, non vogliamo dialoghi. No, dove sta arrivando? È possibile. Stato Mazzola Rivera, però anche se lui lo sta... Grazie. Andamento del sondaggio. Condividete o no la decisione di Vialli di rinunciare per sempre alla nazionale? 4! Porca cazzata! Allora, chi ha vinto, Elenio? No, allora, chi ha vinto più coppe dei campioni fra Milan, Liverpool e Ajax? Ecco perché.